didattica. Vediamo che nella pagina abbiamo una serie di sfere o palloncini. Ogni palloncina rappresenta un'idea di un partecipante. I colori e le posizioni ci danno informazioni su come sta andando la votazione. Per esempio, tutte queste che sono con la circonferenza verde sono quelle che ho votato. Se noi andiamo su una proposta, su una di queste sfere, vediamo qual è la proposta. Qui le proposte sono tutte scritte in inglese, ma perché questa in questo momento è stata presentata per un gruppo di persone inglesi, però ovviamente si potranno e si faranno in italiano. Allora, la posizione orizzontale indica l'ordine in cui le proposte sono state fatte, quindi questa è la prima proposta, vedete che c'è scritto Proposal 1, questa è la seconda proposta, la terza, la quarta, fino alla fine che abbiamo, in questo caso ci sono 35 proposte che sono state presentate. La posizione verticale invece indica l'ordine qualitativo, cioè a seconda di come la gente ha votato, il sistema è in grado di estrapolare un ordine, che non è un ordine completo, nel senso che non è in grado, date due proposte, di dire sempre qual è la migliore tra una e l'altra, è un ordine parziale, cioè in alcuni casi ti posso dire che questa è sicuramente meglio di quest'altra, o a partire da come la gente ha votato fino adesso, posso dirti che questa è meglio di quest'altra. Poi dopodiché posso avere nuove informazioni, magari ci sarà nuova gente che vota e le cose cambieranno. Prima di andare avanti, le migliori proposte sono quelle più in alto, man mano che si scende le proposte diventano peggiori. Vediamo come si vota. Per votare si clicca su una proposta. Per esempio, io ho letto questa proposta, mi piace, clicco e la voto. Il fatto di cliccare su una proposta fa sì che l'ordine a questo punto cambia, quindi il risultato del fatto che io ho cliccato qua è che alcune altre proposte sono scese. Se io riclicco sulla stessa proposta, cambio e levo il mio voto. Non solo, a volte cliccare su una proposta può ottenere il fatto di alzare di far andare su una proposta o di non dare nessuna differenza. O non fare nessun cambiamento. In questo caso ha fatto scendere queste due e così via. Se voto questa, probabilmente non cambia nulla. Infatti, non cambia nulla. Cioè, anche votare questa proposta non ha cambiato l'ordine generale delle varie proposte.